innamorato. Thank you.
Buonasera! Bene, bene. Sapete ballare voi? Noi non siamo un granché. Non è vero, Ufo è bravissimo. Non vi preoccupate, vi ricresceranno. Qualcosa, ma vabbè, cose di poco conto. Al tempo c'era una regola: i giorni passano e la regola non cambia. Più voi fate casino, più noi facciamo casino.
subito cominciamo male perché siete un po', vi vedo un po'. È mercoledì, lo capisco. D'altronde mica siete tutti ventenni come UFO. Yeah.
picchiare, ma vada a finire. Inizia, come inizia lo sappiamo, inizia in una stanza a volte e prende fuoco tutto. Come vada a finire sappiamo anche quello. Yeah.
Abbiamo anche Bordino, abbiamo tanti. Sì, sì. Abbiamo fatto le prove per fare questa cosa, vero? Sì. Thank you.
domanda, lei mi dirà la verità. Se è possibile te la dirò. È possibile, altro che se è possibile. E se non la dice vuol dire che non vuole. Sentiamo di che si tratta. I preti hanno qualcosa con gli altri uomini. Di che stai parlando? Del cazzo. Chi ti ha parlato di queste cose? Vuole rispondermi, ce l'hanno o no? Noi siamo come gli altri uomini. Discutati anche come gli altri uomini. Ma tu non devi parlare così. Lei non vuole rispondere. Come apprenderai quando sarai grande? Noi dobbiamo reprimere i nostri desideri. E lo fa anche lei? Sì. Allora lei deve essere un socio che può tempo tempo. Effettivamente, se voi potreste, Ufo, aiutami con l'italiano. Se voi potreste, ho fatto ragioneria io a 36 sessantesimi. Se voi potreste, se voi potreste, se voi potreste, per
Raimondo come volete, ci sono dei suggerimenti, perché noi ce l'abbiamo un'idea, però è praticamente tutto frutto di UFO. Così. Poi il decreto Schiavelli, cioè, lui ci ha fatto la canzone perché è bravo. Io ho avuto delle idee così su come mi piacerebbe il mondo, non so se piacerebbe anche a voi, non sono sicuro di questo. No, non ve la guriamo, in ogni caso la canzone inizia con un accordo che mi ha insegnato Little Tony, e lo sto scherzando, è un mi minore, diciamo. Non ho più pallida idea, però so che è fatto così. Detto questo, il giornale locale ha scritto che non moriremo più. La scienza ha risolto l'enigma, beviamo un caffè. Nei bar lungo mare i vecchi ubriachi festeggiano. Mentre tu mi racconti dei tuoi ex, e tua madre che ormai non c'è più, ma che ti giudica anche da lassù. È più incredibile questa versione, che io non mi sveglio tranquillamente, posso dire. È un sogno! Oh! Va detto che siete a Milano, c'è sempre questa compostezza. Pubblico composto. Ma il pubblico se n'è andato, ha abbandonato la Venia, ha abbandonato la Venia. Il disgusto generale. Non è per vedere questa band, potete tirare in effetti non per vedere. C'è di me, c'è di me. Cosa fai?
verità è che non mi basta. Non lo voglio tutto, questo dolore che mi fa bene. Thank you.
mandorle di non mescolare il nostro sangue, quello di top, arrivato in massa come marea, le porte aperte, le porte chiuse, sorrisi agli sconosciuti che ci guardano attonti mentre ci baciamo, un uomo nella mano, una sigaretta, non lo racconto. Ci vuole forse una vita intera, una canzone, non certo questa, altri maestri, altri genitori, che non rinfacciano quello che sei, quello che vuoi, quello che è. Esistere è giusto un momento, chi vive nel tempo muore contento, e sì, ci hanno visti contare le pietre di questo deserto, pazienza, perdere tempo con il cielo, farlo di lavoro, pagati per immaginare cosa che non puoi fotografare. Mi spiego meglio, senza nascondermi dietro a cazzate scritte per caso, in questa palestra dell'orrore, ecco la pietra e quel peccato, un cane pastore lo fa per amore, non per denaro, non per rancore, non per la lana, esiste il gregge, della vita, un uomo della morte, strade interrotte, eterni sterrisi, figli sangue del nostro lavoro, non ci somiglieranno figli ormai del mondo intero, perdere la monotonia di quando tutto era al suo posto, i topi cacciati, debellati, mostri, tutti sotto al letto, per lasciare volare via quell'abbraccio conosciuto di chi non è detto bene ha distrutto il tuo passato. Quando arrivi tu se ne vanno gli altri, se che non va bene ti piace allargiarti come fanno in quei paesi che non sappiamo pronunciare, ma che ci piace addomesticare a parole e non presente al momento dei fatti, il fatto non sussiste, mettetelo agli altri. Non hai paura di nessuno se non della tua statura, è la democrazia dentro al cuore, ma l'amore è una dittatura, per imperativi categorici, nessuna esecuzione, mentre invece l'anarchia la trovi dentro ogni emozione. Vicino, non si lontano abbastanza per guardarti il viso dalla stanza dei miei occhi aperti o chiusi, non importa, sono occhi, quindi comunque una porta aperta, il tempo passa, lo senti da questo orologio mentre lavori dentro un bar, ad una pressa o in un ufficio, e speri ancora che qualcuno sia lì fuori ad aspettarti, non per chiederti dei soldi neanche, per derubarti, non per venderti la tua, soffiarti il posto di lavoro, ma per urlarti in faccia che sei l'unico che non penso. Perché dopo tutta questa poesia andiamo a rovinarla completamente. Davanti a voi qui, Karin Cucuru e Giove Trapagni, che è stato magistrale in questa esecuzione, adesso lo declassiamo a suonare quello strumento lì. E così vanno le cose. Facciamo una canzone vecchia.
ma così vecchia che non ce la ricordiamo più. Venite con noi. Non so se vi conviene, ma veniteci. Stupido, ci conoscete anche da un po', quindi adesso noi vorremmo andare a ricreare un film. Vorremmo andare a ricreare... Cosa stai dicendo? Vogliamo ricreare la scena di un film, praticamente... Ah, è molto semplice, in questi giorni siccome stiamo vecchiando male quando diciamo con la canzone, ho preso questa pista di farci un giro in canotto. Allora, il problema è che ci è presa la mano come tutte le cose. E quindi c'è la cosa adesso più. Ne abbiamo due. Non solo. E quindi siccome i canotti ci sembravano poco, adesso abbiamo ritrattato che siccome io e il maestro Pellegrini oggi abbiamo avuto una discussione molto accesa, molto sì. Accesa, vogliamo risolverla su di voi, possiamo? E quindi a questo punto andiamo a creare una scena epica che già descrisse Spielberg nel suo film. C'è un duello fra marinai e anche lo squalo. Sarà un momento abbastanza di alto cinema, un momento incredibile. Quindi abbiamo... Voi dovete creare una battaglia navale, dovete creare una battaglia navale in diretta fra i due marinai con l'intervento dello squalo. È un problema serio. È veramente tratta di essere veramente stupidi. Eccoci, cazzo! Sono partiti! La taglia da scuola, cazzo! E giochi senza frontiere, non ho mai sognato che fino a sciacquinato, fa schifo veramente. Ora, cominciamo, va. Ma che schifo, ragazzi. Cominciamo a capire qualche brutto a vedere da qui. Direi 0-0-1-1, non lo so, però
è stato un bel match, un bel match, applauso, bellissimo match. Questo Benedino ha saputo rispondere agli attacchi del comandante Appino dal momento del cazzo. Geometra, piaciuto? Se non so se essere più imbarazzato per i vostri complimenti o per i miei colleghi, insomma, dove prevale l'imbarazzo, le due non torneranno mai più, sono imbarcati, non tornano più. Eccolo, è tornato, non torna. Sta meditando di imbarcarsi su un cargo battente bandiera liberiana. Questa è una sapeva di tutti. Pensavo un po' che è meglio se non possiamo. Grazie. E tu ti hai fatto male? No. La finalotte è stata cacciata, dici? Lo so, ok. Risultato UFO? Io do 0-0, 1-1, non so. Avete combattuto stupamente. Vieni con me, ragazzo eroi pure, mi han preso in giro questo retto, sai che tale tale nasce niente. Non c'è tempo di andare via a me, vieni con me, ragazzo eroi pure, ti giri a fare così male. Successo. Per questo motivo questa canzone, che solitamente viene dedicata a UFO con tutto il mio cuore, oggi la dedico a me stesso. Ma dai, non dovevi, non c'era bisogno, grazie. Ci hai spiazzato. E poi voi vedete sorridere UFO, ridere, scherzare, fare tutto questo battuto, ma in realtà lui dentro ha un animo scuro, soffre ogni giorno, e il suo sorriso è il volto della sofferenza. Soffre ogni giorno, come dice, questo insensaggio. UFO. Nelle teste di libertà ci staccano un temporale, pochi lampi di cielo, nazionale popolare, ci sta un canto di sirene. Sono sempre uguale, niente a vedere con la musica, tutta sopra il volare. Yeah.
partito, bravo Comune, tanto. Questo è l'ultimo concerto a Milano per un po' di tempo, lo sapete, vero? Stavolta è tutto vero. Un paio d'anni se siamo sempre vivi. Sì, sì, sì. Se siamo sempre vivi, sennò potrebbe sempre essere l'ultimo concerto, ma questo può esserlo anche per voi in generale, quindi non vi preoccupate. Ma a me chiamarsi può! E quindi facciamo un po' come cazzo ci vuole, facciamo una canzone vecchia, 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 che si chiama Vecchi senza esperienza. L'unico scrittore che la pena non l'ha vista, come fosse un nome di la pena non l'ha vista, vai da troppo lunga, molto rigida, leggerava tutto il giorno, ci smetteva di fumare, poi la spiglia da bere e ci fece un po' star male, ma non è che alla fine si voleva un po' godere, ma di cosa ancora con questi morti di fame, aperitivo a me, ridere. Thank you.
guarda Andrea, non ci credevo, Non ci credevo. Non è possibile. Non me l'aspettavo, non so che dire. Non ho parole. Posso dirti una cosa, Ufo? Dimmi, dimmi. Con questo pianoforte. Che incombe. Ti voglio bene. Secondo me è dissociato, cioè, no? Tutti stiamo per bene. Ale, e due. Guarda cosa hai fatto, guarda cosa hai fatto. Dopo il camerino, ovviamente. Noi non siamo per le telecamere, ora tutti sulle telecamere. Non era il mare all'orizzonte, non era il vento a muovere le ore, non è la rabbia che mi consola, non è la voglia di vomitarne ancora, no, non è ancora il momento. Quel momento comunque è dentro. Bravo Pino, bravo, facciamo che le cominci. È vero, sono giorni che mi rendo conto che su questa canzone faccio finta. Io stavo già fingendo. Zitti. Fingevo la faccia, ero fermo. Zitto. Era il mare all'orizzonte, non era il vento a muovere le onde, non è la rabbia che mi consola, non è la voglia di vomitarne ancora contro qualcuno che non esiste, contro me stesso o chi non c'entra niente, una voce in testa mi dice è solo una scusa per non essere felice, è la voglia che non ho avuto, non è il passato, ho dimenticato, non è quel viaggio che mi ha cambiato, piuttosto quando sono stato viaggiato, non è la morte, non è ancora il momento, quel momento comunque è dentro, non è il bambino che è scomparso, è con me, lo sento accanto, lasciami.
a questo punto dai. Buonanotte! Siete nati per subire voi? Siete nati per subire voi? In fondo un po' lo siamo tutti. Ma vabbè. Thank you.
tempo.